Grazie Francesco, grazie a tutti e prima di tutto vogliamo, al nome di tutti i dipendenti del Parco regionale e al nome del nostro presidente e direttore, ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo convegno e tutte le persone che hanno organizzato questo convegno. E ringraziare anche tutte quelle persone all'Epica che hanno permesso la reintroduzione in Corsica e il fatto che oggi noi dipendenti, giovani dipendenti del parco, faccio che possiamo lavorare e studiare questa specie. Quindi un ringrazio particolare a voi, signore Becco. Quindi abbiamo previsto tre diversi interventi. Il primo, più breve adesso, per parlare della presenza storica del cervo in Corsica. E quindi un viaggio storico. E il secondo intervento più preciso sulla reintroduzione e i diversi protocolli che abbiamo messi in opera. E domani parleremo piuttosto della parte della relazione che abbiamo con l'uomo e il cervo e le diverse azioni di sensibilizzazione che abbiamo messo. Quindi, tre specie diverse di cervo hanno vissuto in Corsica nella nostra storia. Prima, 300.000 anni fa, Cervus elaphus rosii all'epoca del Pleistoceno medio. La seconda, il famoso cervo di Casio, che lo si è mantenuto sino a 10.000 anni, come l'abbiamo visto prima. E il terzo, il nostro Cervus elaphus corsicanus, dove pensiamo è stato reintrodotto, introdotto dall'uomo 3.000 anni fa. Quindi avete una fotografia adesso della grotta di Coscia che possiamo trovare nel nord della Corsica, nel sito di Macinaggio. E ci sono le diverse ossa dei cervi di Casio trovati in questo sito con diversi palchi. Nella figura adesso ci sono il capo, la testa di un cervo di Casio trovato nel sito di Castiglione, sempre al nord della Corsica, e nella regione del Nebbio. Dopo le mandibole del Cervus elaphus rosii è un esempio di un palco di un Cervus elaphus corsicanus trovato in un sito archeologico dell'epoca medievale. Quindi un segno, della presenza storica del cervo in Corsica. Lo troviamo in questa mappa fatta da Fabio Lucinio di Venezia nell'anno 1548, dove la presenza del cervo la ritroviamo in diversi luoghi della Corsica. Altra cosa, abbiamo un estratto di consignazione di un processo verbale all'occasione dell'elezione di cacciatori in Corsica in 1585. E questi cacciatori chiedono archibugi per uccidere i cervi, i cinghiali e altri animali selvatici che facevano danni agli agricoltori. Quindi già all'epoca c'era questo conflitto tra gli agricoltori e il cervo, e di questo ne parleremo domani. Altro documento importante è questa mappa, e attraverso la toponimia locale in Corsica troviamo la traccia della parola cervu, perché il cervo in lingua corsa si dice ucervu, e la parola cervu la troviamo in questa zona, Punta di Ucervu, Cervu in Carbuccia, Monte Cervello, Foresta del Cervello. Quindi veramente un segno forte e importante della relazione tra il corso e questa specie all'epica.
Allora, l'abbiamo visto il Cervus Serafus Corsicanus, è stato introdotto, pensiamo, dall'uomo 3.000 anni fa, tra 1200 e 70 anni prima Cristo, e si è mantenuto proprio bene, di maniera positiva, sin all'anno 1900 e progressivamente, sfortunatamente, un declino progressivo nel tempo sin all'estinzione della specie, esattamente in 1969, qui nella foresta di Pinia, nella parte orientale. Quindi le ragioni sono diverse, soprattutto diversi esemplari sono tirati dalle truppe militari durante la Seconda Guerra Mondiale, dagli tedeschi e dalle truppe di Mussolini, per passare il tempo, anche l'apertura dell'ambiente, il passaggio all'agricoltura e soprattutto il bracconaggio intensivo e la caccia non controllata ha fatto che il cervo è sparito dalla Corsica. Per fortuna l'abbiamo visto prima, i nostri vicini sardi hanno salvato 3 nuclei che hanno permesso dopo la reintroduzione. Quindi 3 date importanti, 1972 la creazione del Parco Naturale Regionale della Corsica, 1975 i primi scambi con la Sardegna e i nostri vicini per riflettere e mettere in opera questa cooperazione. Boh, si è sempre fatto nella convivialità come oggi, con un buon rispasto e vino rosso, sempre come ieri sera torna. La terza data importante sicuramente è l'anno 1995, con il primo trasferimento dei cervi al recinto di Quenza con l'uso dell'elicottero militare e dopo un trasporto in camione al recinto di Quenza. Avete anche la fotografia dei diversi dipendenti corsi e sardi che hanno partecipato all'operazione, e certe persone sono ancora della nostra squadra oggi, più di 30 anni dopo. Quindi le immagini dei primi movimenti di questi cervi nel recinto di Quenza. E dunque in 1985 è iniziato il progetto d'allevamento dei cervi in Corsica. Ha funzionato bene, quindi dopo nel tempo il parco ha creato 2 altri recinti d'allevamenti, in 1991 in Casabianda e in 1994 in Agna. Allora, non posso fare il dettaglio di tutte le diverse operazioni di reintroduzione che abbiamo fatto, ma l'abbiamo iniziato 20 anni fa, in 1998, sempre nel comune di Quenza, e in 20 anni abbiamo fatto 20 esattamente operazioni di reintroduzione in diversi luoghi della Corsica. In rosso sono tutte le operazioni fatte nel quadro del nostro progetto LIFE, e abbiamo liberato più di 320 cervi in 5 territori diversi, ma di questo ne parleremo anche di maniera più precisa dopo, al secondo intervento. Allora, oggi tutte le azioni che mettiamo in opera in questo progetto sono fatte nel quadro di questo progetto LIFE, con diverse azioni al livello della conservazione della specie e del suo habitat, del monitoraggio delle popolazioni, secondo livello la gestione del conflitto tra l'uomo e il cervo, ne parleremo domani, ma abbiamo fatto uno studio giuridico sullo statuto giuridico attuale del cervo in Corsica, che è bloccato adesso. Siamo intervenuti anche al livello della protezione degli agricoltori, abbiamo messo in opera diverse azioni al livello della sensibilizzazione negli scolari e con il grande pubblico,
dobbiamo dopo riflettere insieme a diverse orientazioni future incaricate a questo progetto. Quindi non passo troppo tempo in questa, per questa slide, perché Carlo ha presentato meglio che me la coordinazione e la collaborazione di questo progetto, ma ci sono anche a livello della Corsica diversi partner, diverse strutture che lavorano insieme per studiare questi cervi, e ne approfitto per ringraziare la presenza di Maud Barrel dell'Adreal, che è venuto dalla Corsica con noi, che rappresenta lo Stato francese perché è l'Ufficio Nazionale dell'Ambiente, e con tutte queste strutture mettiamo in opera i nostri protocolli di monitoraggio che saranno presentati al secondo intervento. Ecco, grazie.